Eccoci qua, Elios, buon pomeriggio, buongiorno, buonanotte, buonasera amici di Biblioboom. Siamo felici di essere insieme a voi perché oggi cambiamo rassegna da libri in villa, passiamo a libri e sport. Buongiorno, ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi cambiamo argomento, cambiamo un po' tutto. Oggi Paola intervisterà Michele Padovano. Michele Padovano, che sicuramente in tanti conosceranno, soprattutto magari i juventini. Parliamo di sport, un calciatore che ha vissuto delle vicende giudiziarie che finalmente lo hanno portato alla soluzione. Sì, da pochi mesi finalmente questa assurda, passami il termine, vicenda si è conclusa. Oggi Paola e Michele ci parleranno del libro che racconta un po' tutta questa vicenda, che si chiama, il titolo è Tra la Champions e la Libertà. Non si parla solamente della vicenda giudiziaria, ma si fa un viaggio che parte dalla vittoria della Champions League nel 1996, dove Michele Padovano fu protagonista con tirò uno dei rigori che portarono alla vittoria, fino alla vicenda giudiziaria che lo costrinse a vedere la finale dei mondiali 2006, dove anche lì portammo a casa la coppa dal carcere di Bergamo. Non è inutile aspettare l'intervista, e ci siamo, e Paola e Michele sono pronti, perciò a voi la linea. Grazie Francesco, grazie Elios. Questa sera abbiamo un ospite straordinario, Michele Padovano. È venuto a Sesto a presentarci il suo libro Tra la Champions e la Libertà. Allora, Michele, com'è nata l'idea di questo libro duro e potente? Ma guarda, inizialmente quando mi è stato proposto, subito dopo la mia vicenda, sono stati in tanti a propormelo, non ero molto d'accordo, perché dopo tutti questi anni di sofferenza, di processi, di ingiustizie che ho subito assieme alla mia famiglia, ero diventato molto geloso della mia famiglia, delle mie cose in generale. Poi invece, parlandone meglio con mia moglie e con mio figlio, abbiamo deciso che lasciare un documento di quello che io ho vissuto, secondo me potrebbe essere importante. Il messaggio che io lancio è quello che nella vita non si molla mai, quindi se anche questo libro servisse a una sola persona che lo aiutasse a superare quelle che sono le problematiche della vita che chiunque ha, noi avremmo fatto un'opera di bene. Il tuo scopo. Facciamo un gioco, allora io ti dico delle date, dei numeri e tu mi dici che cosa ti ricordano. 22 maggio 1996, indicativamente ore 23:30, che cosa sta succedendo? È successa una cosa, professionalmente parlando, eccezionale, perché abbiamo vinto la Champions League, quindi io devo ringraziare la società Juventus che mi ha dato l'opportunità di giocare in un grande club come la Juve, e tutti i compagni dell'epoca che mi hanno aiutato ad inserirmi in un club eccezionale, in una squadra molto forte. Un'altra data importante, il 9 luglio del 2006, la finale di Coppa. Quella è un po' meno bella, perché io ho visto i miei ex compagni vincere i mondiali dal carcere di Bergamo. Devo dire che l'invidia è un sentimento che io non ho mai conosciuto, e anche in quella circostanza non li invidiavo, anzi facevo un tifo sfrenato per loro. Lippi è stato il mio allenatore, Ciro Ferrara, Peruzzi, Buffon, Cannavaro, tutti i ragazzi che o hanno giocato con me o contro, quindi ho fatto un tifo veramente molto sfrenato per loro. E poi una bella data, il 31 gennaio 2023. Ecco, questa è la data più importante in assoluto, perché è vero che ho vinto tanto, il mio palmares è un palmares di tutto rispetto, però nulla a che vedere con la vita vera. Questa è la vita vera, il 31 gennaio del 2023. Io sono stato assolto da tutte le accuse con formula piena, perché il fatto non sussiste, quindi anche se
avrei preferito che passasse meno tempo, però ci sono voluti 17 anni per arrivare a questa soluzione. Io dico sempre che dalle vicende negative bisogna trarre qualche cosa di positivo. Io sicuramente l'ho trovato, credo di essere cresciuto come uomo, sono molto più vicino ai valori, quelli veri, cioè della mia famiglia. Adesso non voglio più cazzate intorno, non voglio più sciocchezze, quindi penso che sia arrivato il momento della profondità, insomma. Sì, infatti mi piacciono le cose profonde, quindi ragiono anche da persona, voglio dire, adulta, anche se ci ho messo il mio tempo. Certo. Altre persone magari possono anche essere fortunati e essere uomini già a 20 anni, io non lo ero e ho dovuto aspettare attraversare delle difficoltà, insomma. Sì, avere il mio percorso. Avere il mio percorso che mi ha portato a essere oggi quello che ritengo essere un uomo di tutto rispetto. Realizzato. In tutti negli anni, insomma, della tua vicenda, in molti ti hanno voltato le spalle, lo racconti anche nel libro, invece qualcuno ti è rimasto accanto. Tra questi Gianluca Vialli, vuoi parlarci del rapporto con Vialli? Ma guarda, io prima che mi succedesse questa cosa avevo la casa piena di gente, il telefono squillava in continuazione. Ero cercato da persone che mi frequentavano per quello che avevo, non per quello che ero. Gianluca Vialli non è tra queste persone. Gianluca Vialli è stata una persona che ogni qualvolta la mia famiglia veniva a trovarmi in carcere, nei colloqui, lui il giorno dopo chiamava per sapere delle mie condizioni. E come sono arrivato a casa, gli arresti domiciliari è stata una delle primissime telefonate che ho ricevuto. Eravamo veramente molto molto emozionati, non riuscivamo a parlare, quindi non vedevamo l'ora di poterci abbracciare. Lui sicuramente di questa vicenda sarebbe stato molto molto contento, anche perché in una certa qual maniera, marginalmente, ma ne è stato anche lui coinvolto. E c'è un momento in cui hai pensato non ce la faccio? No, assolutamente no, mai. Non... Hai sempre tenuto duro. Sì, ho sempre tenuto duro sin dal primo giorno. Ho cominciato a studiarmi questa ordinanza a memoria, che erano 300 pagine, e più la leggevo, più la studiavo e più mi rendevo conto che sicuramente prima o poi qualcuno si sarebbe davvero reso conto dell'errore commesso. Ho sempre creduto nella magistratura e nella giustizia. Ero convinto che prima o poi qualcuno appunto mi avrebbe tirato fuori da questa vicenda, quindi in questo io devo ringraziare in primis la mia famiglia, che certo, mia moglie, mio figlio, che sono state persone che mi hanno dato una forza incredibile per affrontare quello che era un'ingiustizia incredibile, e io l'ho fatto anche per loro chiaramente. Però i miei avvocati, Giacomo Francini e Michele Galasso, hanno fatto un lavoro strepitoso, perché se guardiamo le percentuali dei processi che ritornano indietro in Cassazione sono veramente molto basse. Quindi vuol dire che loro hanno fatto un lavoro eccezionale. Un grande studio. Vogliamo lanciare un messaggio ai giovani che magari hanno sentito parlare di te dai loro papà. Che cosa vogliamo dire a questi giovani? Lanciamo un messaggio che poi è un po' il messaggio del libro. Che non si molla mai nella vita. Io credo che qualunque cosa possa succedere, e soprattutto se hai la verità dalla tua, io credo che bisogna andare avanti, affrontare i problemi, gli ostacoli della vita, che tutti quanti li abbiamo, chi più chi meno li hanno tutti, però credo che è importante rialzarsi, perché cadere si cade tutti nella vita, quindi è importante rialzarsi. E il messaggio che io cerco di dare con questo libro è proprio quello, cioè non mollare mai e affrontare i problemi della vita con grande serenità e con grande forza, perché è di quello che c'è bisogno. Va bene, ti ringraziamo molto, ringraziamo Michele Padovano, ricordiamo a tutti che il libro Tra la Champions e la Libertà è disponibile nelle biblioteche civiche di Sesto San Giovanni. Grazie, alla prossima.